Allora, i miei inizi nel calcio partono ormai un po' di anni fa, comincio a giocare a calcio quando avevo 6 anni e diciamo che il calcio era un po' una fede a casa, perché in casa tutti hanno giocato a calcio, persino mia mamma. Ho cominciato appena ho compiuto 6 anni, appena ho iniziato con la prima elementare appunto. Io andavo in una scuola privata dove organizzavano appunto nel dopo scuola gli allenamenti, e io ero l'unica ragazza che giocava in mezzo a tutti i maschi. E da lì la cosa divertente è stata quando mamma mi chiese: Fede, guarda che non ci sono ragazze che giocano, tu vuoi continuare? Io faccio: e quindi? Sono partita dall'under 16, l'under 16 combinazione questo campo dove siamo adesso. È stata proprio la prima volta in cui abbiamo fatto la prima selezione dell'under 16, perché l'annata 2000, quella che sono io, è stata la prima under 16 che hanno fatto. Infatti l'allenatore, mister Migliorini, disse che eravamo le prime della storia, perché era appena cominciata una nuova nazionale. Niente, poi da lì è nata l'under 17, le prime qualificazioni agli europei, poi l'under 19, la 23, che è un po' quella in cui sono oggi assieme un po' alla maggiore. E niente, però è stata una trafila bella e importante. Allora, la prima convocazione in nazionale maggiore è un qualcosa di indescrivibile. È un'emozione grande che veramente va a pari passo con l'andare con questa maglia a casa mia, davanti alla mia famiglia, davanti ai miei amici, davanti a tante persone che ci sono state dal primo giorno che ho cominciato a giocare a calcio fino a quel giorno. Quindi è stata un'emozione grande. La maglia azzurra è una bella domanda, perché diciamo che te ne rendi conto piano piano di quello che può rappresentare per te. Quando arrivi in nazionale maggiore ti rendi conto che sei lì, non c'è nulla sopra la nazionale maggiore, senti ancora un peso ancora più importante, perché forse io l'ho capito recentemente, ancora di più dopo la prima convocazione, che rappresenti un qualcosa di importante, appunto, che lo vedi negli occhi di queste ragazzine, ma anche penso anche nei ragazzi, che si possono anche rispecchiare in noi ragazze. Alla fine anche noi lo facciamo, tante volte dici: qual è il tuo idolo? Tante volte dici un maschio, può essere che anche un maschio possa dire una ragazza, quindi mi piace vederla così. E sicuramente uno dei principali sarà a breve, ecco, mi auguro, spero di giocarmi, partendo proprio da questi raduni di questi giorni e dei prossimi mesi, una possibilità per andare al mondiale di quest'estate in Australia appunto. E poi, visto che comunque non ho avuto ancora la possibilità, mi piacerebbe appunto vincere dei trofei, ma più concretamente mi piacerebbe vincere magari uno scudetto, o in futuro chissà una Champions o questi. Sì.